Polifemo torna nuovamente qui nel Tribunale di Taranto perché a distanza di un mese si terrà la nuova udienza per quanto riguarda appunto la denuncia che l'Unione Sindacale di Base ha depositato nei confronti di ArcelorMittal per la violazione degli accordi previsti per l'assunzione del personale. In questa seconda udienza verranno infatti ascoltati nuovi testi e noi siamo qui per tenervi al corrente di tutti quelli che saranno i risvolti e le novità inerenti a questo caso. Ai nostri microfoni Franco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto, USB, Unione Sindacale di Base, ovviamente anche lui presente in questa seconda udienza qui presso il Tribunale di Taranto. Allora, signor Rizzo, che cosa ci dobbiamo aspettare da oggi, ovviamente oltre alla giustizia? Qual è l'umore dei lavoratori? Ma noi siamo carichi e da come si è svolta la causa, le udienze della causa finora, siamo convinti al 100% di aver dimostrato che ci sono state grosse anomalie. C'è un dato, noi abbiamo consegnato documentazione cartacea, quindi abbiamo portato su carta quello che è avvenuto, mentre Ilva si è difesa dicendo tutta una serie di cose, tra l'altro parecchie anche non vere. Quindi da questo punto di vista, però, sono di parte, per me non c'è partita, poi non lo so. L'umore è abbastanza positivo, quindi questo è già un punto a nostro favore, diciamo così. Sì, perché semplicemente, cioè, a meno che non siano impazziti centinaia di lavoratori che si mettono, come dire, a gridare allo scandalo perché sono stati messi fuori ingiustamente, e io credo che un barlume di verità ci sta in tutta questa storia. Poi, insomma, ricordiamo a chi ci segue che quello che viene contestato ad ArcelorMittal è la violazione degli accordi e poi anche una condotta antisindacale. Sì, la condotta antisindacale sta nel fatto che abbiamo fatto 18 mesi di trattativa, non hanno mai parlato di esternalizzare determinate attività e poi ci ritroviamo successivamente con pezzi importanti di lavoro che si svolgevano all'interno dello stabilimento completamente esternalizzati e lavoratori sostituiti da altri lavoratori con contratti tra l'altro molto peggiori rispetto a quello dei metalmeccanici. Noi non abbiamo concordato tutto ciò, oggi c'è anche il segretario nazionale che verrà a testimoniare il fatto che durante la trattativa si era escluso categoricamente che ci potessero essere terzializzazioni. Anzi, lo dico così come l'ho detto al giudice, se noi avessimo, se all'interno dell'accordo era inserito il capitolo delle terzializzazioni, USB non avrebbe sottoscritto assolutamente quell'accordo. Quindi una violazione ancora in aggiunta. Sì, poi loro prima hanno detto, se non sbaglio hanno dichiarato che avevamo concordato ma non c'è scritto da nessuna parte, poi hanno detto che è stata una scelta aziendale successiva al 6 settembre, cioè anche qua non è che tu firmi un accordo e il giorno dopo decidi di fare quello che vuoi allontanandoti da quelli che sono i criteri previsti dall'accordo, idem sui criteri da applicare. Cioè, oggi abbiamo scoperto che i criteri non sono solo quelli previsti all'interno dell'accordo, ma in alcuni casi sono anche il fatto se tu fai i turni o non fai i turni, come un esempio che abbiamo portato di fronte al giudice. Ilva si è difesa dicendo non ho scelto quei lavoratori perché avevano, sì è vero che avevano i criteri più alti, ma non facevano i turni, invece quell'altro faceva prima e secondo turno. Cioè, ma è così assurde, lo dico. Quindi non ci resta che aspettare l'evoluzione dell'udienza di oggi. Grazie per la disponibilità. Grazie a voi. Siamo qui all'esterno del Tribunale in attesa che si svolga questa seconda udienza. Io sono in compagnia dell'assessore regionale Cosimo Borraccino. Allora, assessore, oggi che cosa ci aspettiamo da questa seconda udienza? Dovrebbero essere ascoltati altri testi? Questo fatto di aver posticipato ulteriormente il giudizio, lei come lo interpreta? Ovviamente non entro nelle dinamiche processuali che non attengono a me, dico che c'è una richiesta di ulteriore testimonianza da parte di lavoratori, è un fatto secondo me, lo dico diciamo senza entrare nel merito dell'attività istruttoria che attiene al magistrato, al dottor De Napoli, io penso che sia comunque un fatto positivo perché molti lavoratori, non sarà soltanto un lavoratore, potranno effettivamente dimostrare e testimoniare come quell'accordo, purtroppo lo dico con amarezza, quello del 6 settembre non sia stato rispettato. Quindi oggi ci sono le ragioni dei lavoratori, le ragioni anche però della giustizia, del rispetto di un accordo
accordo, di un accordo sancito tra parti che purtroppo è stato più volte ripetutamente stravolto. Allora, da questo punto di vista noi ci aspettiamo oggi il trionfo della giustizia, non soltanto per quanto riguarda la reimmissione dei lavoratori, ma soprattutto per far comprendere alla nuova azienda che è subentrata allo Stato e prima ancora all'Ilva che qui la legge va rispettata e quindi non ci possono essere sconti, non si può far finta di nulla e soprattutto non ci possono essere prevaricazioni nei confronti dei cittadini. Taranto ha già dato, ha dato tanto da questo punto di vista, avere anche adesso il peso di soprusi subiti dai più deboli, dai lavoratori, questa è davvero una vicenda obbrobbiosa. Quindi aspettiamo fiduciosi questo giudizio e la presenza qui delle istituzioni della regione, dell'assessore regionale, serve anche a testimoniare la vicinanza appunto delle istituzioni ai lavoratori, al mondo del lavoro e al sindacato. Sono in compagnia di Sergio Bellavita, segretario nazionale dell'Unione Sindacale di Base, anche lui ovviamente presente per questa seconda udienza qui presso il Tribunale di Taranto. Che cosa ci aspettiamo oggi da questa seconda udienza? Volendo fare un bilancio, il fatto che ci sia questa seconda udienza con l'audizione di nuovi testi è una cosa positiva, cosa dobbiamo aspettarci? Sicuramente c'è la necessità di un approfondimento, quindi il giudice ha ritenuto opportuno ascoltare altri testi perché la vicenda è molto delicata da tutti i punti di vista per l'insieme della città, perché questa non riguarda solo lo stabilimento ex Ilva. Cosa ci aspettiamo? Noi come sempre ci aspettiamo giustizia, avremo qui a dire ancora una volta le nostre ragioni rispetto alla mancata informazione e comunicazione di ArcelorMittal e ci aggiungiamo anche il peso di tutto quello che sta accadendo nelle famiglie dei lavoratori che sono stati collocati in cassa integrazione, secondo noi arbitrariamente, senza rispettare alcun criterio. Questo è un fatto gravissimo, oltre alla questione ambientale che sta esplodendo di nuovo e che chiede giustamente un intervento rapido della politica ma anche del sindacato. E noi che abbiamo sottoscritto quell'accordo, siamo stati protagonisti di quell'accordo, per primi vogliamo metterci le mani e se ArcelorMittal non rispetta gli impegni davvero bisogna lavorare tutti per chiudere questo stabilimento. Come siete riusciti a gestire i rapporti e gli umori con i lavoratori in questo mese? I rapporti sono complicati e difficili perché in questa situazione è evidente che c'è il rischio che ognuno si chiuda nella propria situazione familiare e purtroppo di situazioni pesanti ne conosciamo tante. Non è facile gestire collettivamente, stiamo cercando di rappresentare questi bisogni in maniera collettiva che secondo noi è la più efficace, anziché la via diciamo, individuale o peggio ancora il fatto che ognuno si chiuda nelle proprie difficoltà. Quindi abbiamo tante notizie di situazioni molto, molto pesanti. Ripeto, questa città, questi lavoratori hanno un credito e hanno un bisogno, un diritto di giustizia enorme. Operai, rappresentanti sindacali e rappresentanti istituzionali stanno facendo il loro ingresso in tribunale e stanno raggiungendo la sala dove si terrà questa seconda udienza. In questo momento fa ingresso infatti il coordinatore provinciale e si raggiunge l'aula al primo piano, quella dedicata appunto alle decisioni relative a cause sul lavoro. Abbiamo raggiunto l'aula dove si terrà la seconda udienza in questione, il giudice è già arrivato, attendiamo le parti che appunto animeranno questa nuova udienza. Salve, buongiorno, possiamo prendere due dichiarazioni per quanto riguarda l'udienza che si sta tenendo? No, grazie, non abbiamo dichiarazioni. Nulla? Va bene, grazie lo stesso per la disponibilità. Come vedete abbiamo cercato di raccogliere qualche dichiarazione da parte anche dell'altro versante, quindi dai rappresentanti di ArcelorMittal, però non ci hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione, noi rispettiamo insomma ogni punto di vista. Sono in compagnia di Luciano Manna, rappresentante di PeaceLink, anche lui presente in questa seconda udienza. In questo frangente il giudice ha mandato tutti fuori e ha chiesto appunto agli avvocati di fare le proprie conclusioni, quindi un momento abbastanza cruciale, Luciano. Sì, perché questa è la seconda udienza, quella del 19 marzo, quindi la seconda udienza sono stati ascoltati nuovi testimoni. È importante anche esserci come città, come cittadini, semplicemente perché ArcelorMittal entra per la prima volta e viene giudicata da un giudice. È la prima volta che avviene da quando appunto è in gestione da novembre.
lo stabilimento. E, è importante sostenere la denuncia del sindacato perché non ci sono soltanto le denunce sulle questioni ambientali. Purtroppo qui si denuncia una cosa molto importante che è il gestore che disattende articoli dello statuto dei lavoratori, quindi un comportamento antisindacale. In questa città, se vogliamo risolvere la questione ambientale, dobbiamo anche pensare alla tutela dei lavoratori. E in questo caso, regolarità da tutti i punti di vista. Regolarità e legalità da tutti i punti di vista. Dispiace, appunto, se vogliamo parlare di legalità, un piccolo appunto: oggi ArcelorMittal entra qui per essere giudicata da un giudice, mentre ieri era nell'ufficio del procuratore, e questa cosa sinceramente i cittadini non la vedono molto bene, nel senso che ArcelorMittal oggi, se non avesse l'immunità penale, dovrebbe essere indagata da questa procura e quindi non dovrebbe dialogare con il procuratore, mentre oggi è qui a giudizio. Senza voler anticipare niente, ho visto che tu eri molto preso anche all'interno dell'aula dell'udienza. Secondo te, da quello che hai potuto ascoltare, perché come dicevi giustamente sono stati ascoltati altri testi, che cosa ti è sembrato di capire? C'è stata una certa sincerità da parte dei testi di entrambe le parti, ecco, non vogliamo schierarci. A prescindere dalla loro sincerità, che Dio solo sa, insomma, se sono stati sinceri o meno, dal punto di vista dei cittadini, del cittadino che non ha grosse competenze legali, si evince che gli accordi presi a Roma sono stati disattesi, e quindi quello che appunto ArcelorMittal aveva dichiarato al MISE, al Ministero, ha disatteso alcuni punti fondamentali, cioè mandare a casa gente che ha 4 figli, persone con categorie protette, in maniera totalmente indiscriminata. Speriamo, perché il cittadino vuole sempre e vuole continuare a credere nella giustizia, nelle istituzioni, nella legalità. Speriamo che questo sia il primo passo per far rispettare ad ArcelorMittal quelli che sono i diritti dei cittadini tarantini, che ricordiamo poco più di un mese fa sono stati difesi proprio dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Qui a Taranto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha detto che non si rispettano i diritti, ha condannato questo governo, l'Italia, appunto perché ha legiferato in maniera che non tutela la salute. Quindi partiamo da qui, partiamo dalla tutela dei lavoratori e immediatamente dopo i cittadini. Vogliamo sottolineare anche il fatto, Luciano, che anche oggi in questa udienza c'è una grande partecipazione non solo di operai ma anche di cittadini tarantini, quindi anche in questa seconda udienza sono tanti coloro i quali hanno bisogno di sapere che in qualche modo è stata applicata la legalità, quindi rimarchiamo il fatto che c'è davvero un grosso sostegno sia dalla parte sindacale sia dalla parte della popolazione. La popolazione probabilmente è veramente stanca. Sinceramente ne avrei volute di più di persone, però va bene, insomma, piano piano dare coscienza, cioè constatare che c'è gente che piano piano prende coscienza, non è facile. E ce la faremo. Ce la faremo piano piano a dare appunto l'informazione corretta, e questa trasmissione lo sta facendo, appunto per far comprendere cosa c'è da rispettare o meno, le regole basilari che un datore di lavoro deve rispettare per la tutela del lavoratore e poi per la salute dei cittadini. Sono stati ascoltati i nuovi testi, sono state raccolte le deposizioni, il giudice ha dato una 20ina di minuti di pausa agli avvocati per preparare le loro conclusioni, quindi nell'attesa noi riprendiamo la nostra posizione all'interno della sala per vedere un po' quale sarà l'esito di questa giornata. Abbiamo ai nostri microfoni l'avvocato Mario Soggia. Per la prima volta ArcelorMittal viene portata di fronte a un giudice, oggi si è conclusa la seconda udienza, qual è il sunto che possiamo fare di queste due udienze? Beh, insomma, è una vertenza molto molto complessa, perché noi abbiamo contestato che ArcelorMittal non ha mai comunicato alle associazioni sindacali e in particolare alla USB che io difendo, non ha mai comunicato i criteri con i quali ha provveduto alla selezione degli 8.200 lavoratori che provenivano dal bacino di Ilva Spa in amministrazione straordinaria. Quindi abbiamo contestato che
la società Mittal ha assunto un comportamento assolutamente discrezionale, arbitrario, cioè ha deciso in maniera assolutamente unilaterale quali dovessero essere gli operai e gli impiegati da assumere. Naturalmente questo ha comportato una serie di discriminazioni, perché abbiamo verificato che sono rimasti fuori persone che hanno una certa disabilità, persone che avevano fatto delle vertenze in precedenza, persone che avevano contestato la violazione dei diritti di sicurezza dei lavoratori. E questo abbiamo appurato in questo processo, che utilizzando un velo di legittimità nell'utilizzo dei criteri di scelta, abbiamo dimostrato che invece Mittal ha agito in maniera assolutamente arbitraria, seguendo delle proprie interne logiche. Quindi il giudice si è riservato ovviamente di decidere. Quali saranno le tempistiche per sapere un po' quale sarà la soluzione di questa controversia? Le tempistiche non le posso dire in maniera precisa, perché il giudice non ha dato un termine entro il quale farà il suo provvedimento. Certo è che la procedura che abbiamo attivato, che è quella del comportamento antisindacale, è molto veloce, quindi ci aspettiamo a brevissimo una pronuncia. Grazie per la disponibilità. Abbiamo cercato anche di parlare con l'avvocato della controparte, l'avvocato Schiavone, non siamo riusciti però a localizzarlo. Per qualsiasi dichiarazione noi siamo disponibili con le nostre telecamere. Concludiamo questa puntata speciale di Polifemo con il seguente comunicato dell'USB diffuso al termine dell'udienza di oggi. Usciamo da questa seconda udienza, svolta presso il Tribunale di Taranto, molto soddisfatti, dichiara il coordinatore provinciale Francesco Rizzo, perché in merito alla denuncia ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori abbiamo confermato la nostra tesi con i documenti e quindi con fatti inconfutabili. Oltre materiale presentato nella prima udienza, quella del 19 febbraio scorso, oggi abbiamo presentato altra documentazione. L'azienda, a sua difesa, non ha presentato nessun atto concreto posto nero su bianco e si è limitata a raccontare verbalmente cose prive di riscontri cartacei ed in parte non attinenti alla discussione tenuta davanti al giudice De Napoli. Un particolare ringraziamento va al nostro legale, l'avvocato Mario Soggia, che nella parte conclusiva dell'udienza ha argomentato in maniera professionale ed egregia le ragioni della denuncia del sindacato USB, e cioè il comportamento antisindacale da parte di ArcelorMittal a seguito dell'accordo sindacale di settembre. Grazie anche ai numerosi lavoratori presenti, che con orgoglio si sono sentiti rappresentati davanti alla legge. Attendiamo la sentenza definitiva e restiamo fiduciosi per una conclusione positiva e a nostro favore.